pentru. Omo? Hai un po'. Quanto mi mancava? Da un po', cioè da un po', da bel po', da troppo tempo, no. Il gol per un attaccante è tutto, è una liberazione. Per non essere volgare, è come andare a letto con una donna. Quando ti metti con la tua fidanzata, è gol per un attaccante è questo, è troppo bello. E mancava da troppo tempo, purtroppo, però... L'importante è lavorare sempre e crederci. Poi io sono di quell'opinione che prima o poi arriva, quindi è arrivato oggi, ma sono contento perché ha portato alla squadra ai punti importantissimi e basta. Speriamo di... Sì, lo spero proprio, ma come ho detto prima, di là veramente per me non... Sì, sono stracontento perché, facendo i gol, però non è la cosa più importante. Se oggi avessi fatto gol un altro, sarei felicissimo come se fosse ora. Quindi non siamo nella situazione di pensare uno deve far gol, l'altro no, facciamo assist uno, l'altro no... Dobbiamo fare gol, chi lo fa sono strafelice e dobbiamo vincere, basta, punto. Per il modo di gioco però del mister, te, al 4-3, anche 4-5-2, sei molto più semplificato, è molto più difficile trovarsi vicino alla porta. Forse stasera siete stati più attaccati, sei stato molto più attaccato alla porta, meno semplificato, questo? Forse, quelle sono opinioni, però... Mister ci mette in condizione, il mister è uno a chi piace giocare la palla, poi è chiaro che dobbiamo fare il lavoro difensivo anche, quindi noi cerchiamo di aiutare in tutti i modi la squadra, facendo gol o recuperando una palla a metà campo nostra, non importa, è importante che aiutiamo la squadra in qualche modo, e quello è il nostro lavoro principale. No, fa parte del lavoro. Bene, la prendo con un sorriso. Ovviamente. Anche perché non c'è evidentemente malafede, ma uno potrebbe esprimere un po' le sensazioni, quello che vedi. Tu hai avvertito un po' questo fatto che magari i tifosi, la gente, la critica, siamo come vogliono avesse per questa fiducia, tutte queste aspettative. Ma io credo che se chiedete ogni giocatore singolo nella sua carriera ha avuto alti e bassi, quindi per uscirne da dei momenti difficili non credo che bisogna ascoltare magari gente che ti massacra o non lo so. Devi stare zitto, prenderti le tue critiche e lavorare sereno, crederci ancora di più forse in te stesso e andare avanti. E aiuta con i tuoi compagni ne esci fuori, come è successo a me oggi. Il rovescio della medaglia di quello che ti ho detto poco fa è che il calcio vive anche di umore, vive anche di condizioni psicologiche. Molto, molto, come abbiamo visto oggi. Abbiamo preso gol, sembrava una situazione drammatica, invece eravamo con un uomo in più. Calcio magari a volte gente non riesce a capire, però quando esci sul Prato Verde non è facile perché c'è gente, ci sono tante emozioni, c'è la situazione particolare che si crea in quel momento che non puoi allenare, succede e basta, quindi non è facile gestire tutte queste cose e nello stesso momento pensare cos'è la cosa migliore in quel momento, però... come ho detto, facciamo questo mestiere, il nostro lavoro, cerchiamo di farlo meglio e punto, basta. Avete detto anche al presidente, intanto che lo diranno tutti, ma servono due gol per salvarsi. Ovvio, ma come ho detto al collega,
Spero di farli, farò di tutto per farli, non ci crederete, sono felicissimo, però mi sono incazzato molto di più quando ho sbagliato il terzo gol, quindi ovviamente vorrei fare da qui alla fine, se riuscirei, andare anche in doppia cifra, sarebbe un miracolo, però vorrei, farò di tutto per farlo, però come ripeto... Spero che tutti i nostri attaccanti, difensori, fanno un gol a testa e vinciamo le partite. Grazie. Posto.